Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video. E oggi è domenica 20 marzo e appunto i gatti. E appunto ci è arrivata la visiera, quindi come potete vedere casco dietro, visiera nera. Questa è la vecchia visiera, quella trasparente. È stata sostituita. Devo dire che la resa adesso è totalmente un'altra cosa, molto 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 meglio. Così il casco l'ho acquistata a circa 25 euro su eBay da un venditore a Napoli. Mi sono trovato benissimo, velocissimi nella consegna, circa 24 ore l'oggetto è arrivato e non ho avuto problemi. Ma oltre a questo vi volevo dire che finalmente ci è arrivato uno scarico. Per questi tipi di moto ho fatto moltissime ricerche, tantissime ricerche, ho cercato su tantissimi siti uno scarico prettamente per la moto. Venite qua voi due, venite qua. Ho fatto moltissime ricerche per trovare uno scarico compatibile al 100%, quindi fatto al 100% per la moto, ma purtroppo non sono riuscito a trovare nulla, quindi mi sono dovuto accontentare di acquistare questo scarico che ci è arrivato qui. Universale, lo vendono come universale, fornito con il loro adattatore, che dovrebbe essere la 51-35, una roba del genere, con le viti, le mollette all'interno, i gancetti da saldare e il nuovo dado per il montaggio. Quindi questo è l'adattatore. Lo scarico logicamente senza di grill. Ed è questo qui. Eccolo qua. Come materiale sembra abbastanza duro e resistente e non ci resta adesso che sentire il suono dello scarico originale e poi sentire il suono con lo scarico montato. Perciò domani andremo in carrozzeria dai miei amici di Carrozzeria Capital, dove andremo a effettuare il lavoro da loro. E vediamo quello che esce fuori. Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Questa è la mia macchina sporchissima. Eccoci qui la moto. Abbiamo lo zainetto carico sulle spalle, contenente all'interno la nostra marmitta, il nostro scarico, che ora andremo a montare. Come potete vedere abbiamo fatto circa già circa 105 km e ci siamo trovati molto molto bene. Abbiamo fatto anche molta abitudine alla velocità, quindi diciamo già questo è un passo avanti per una persona che non ha mai guidato una moto e tutto quanto. Credo che optare per un 125 sia stata la scelta più adeguata. Abbiamo scelto una giornata abbastanza soleggiata, ma fa veramente freddino. Ci sono
una decina di gradi. Non ho ancora il giubbotto da moto, cosa che dovrò sicuramente acquistare. Ah, un'altra cosa che ho notato è che nelle salite fa veramente molta fatica. Tipo adesso ho buttato dentro la seconda, un pelo su di giri e riusciamo a affrontarlo. Veramente molto freddo, ragazzi. Ha anche piovuto questa notte. Ma qua. Ok, freddo, freddo abbastanza, abbastanza freddo, anche se stiamo andando molto piano. Ah, cosa molto, molto positiva è il fattore benzina, ovvero... abbiamo fatto il pieno circa 25 euro e come potete vedere le tacche sono ancora tutte quante lì, non si è abbassato minimamente di un po', quindi ci fa capire che abbiamo fatto 107 km, il consumo cioè veramente veramente basso. La casa dichiara circa un 50 km per litro di benzina, quindi diciamo che abbastanza abbastanza economica. Purtroppo queste strade sono completamente piene di buche, non ti consentono di avere una guida sulla destra. Comunque ho notato una cosa, io sono abbastanza grandino, nel senso che ho un peso corporeo di oltre 85 kg per 1,80 m. Ho notato che a volte non serve nemmeno frenare, basta che io mi sollevo, scalo una marcia e la moto rallenta veramente veramente molto, grazie anche sicuramente al freno motore. Però diciamo dà un pelo una sicurezza in più.
Diciamo che adesso iniziamo a scaldarci, Iniziamo a fare un po' più caldino. Adesso ci vediamo direttamente in carrozzeria all'arrivo. A tra poco, ragazzi. Ed eccoci qua arrivati. Amico mio, amico mio, che bella sta moto. Ah. Senti, ma un sound check senza marmitta lo famo? Sì! Accendi! Per forza! Accendi! Sì, no, che cazzo! Accendi, va! Devo uscire fuoco! Sì, ma esci fuori! Ma che, dai! Siamo lasciati! Non si può lasciare così. No.
Accendi. Accendo? Vai. Buongiorno raga, abbiamo fatto un'operazione ultra veloce, bellissimo. E vediamo un attimo com'è la situazione. Ragazzi, da notare quanto è cambiato il sound, ma quanto è anche cambiata l'erogazione, nel senso che comunque abbiamo ai bassi una risposta decisamente migliore. È totalmente un'altra moto. Ragazzi, l'erogazione è totalmente cambiata, molto molto meglio, decisamente molto molto meglio. Il sound sì, è un po' eccessivo effettivamente, ma mamma mia, veramente un altro pianeta.